Sì. Sì, sicuramente sì. Bene, ti ho interrotto in un discorso, prego Franca. Il mio discorso velocemente prima che entri in pista la prossima pattinatrice è che l'armata russa presenta già al momento ben 14 pattinatrici che hanno già il minimo per poter partecipare ai mondiali, sia nel corto che nel lungo. Pensa che sfida all'interno. Ecco, ma ti dico 14, non una, In più ce ne sono altre 4 che ce l'hanno già nello short, ma gli manca il libero. E tra queste 4 c'è la Makarova, sì. La Ksenia Makarova, che ancora non ha il punteggio nel libero, quindi viene, se non fa questo punteggio viene tagliata fuori in automatico, insomma, dalla rosa dei candidati. Kanako Murakami per il Giappone, terza a Skate Canada, il punteggio da battere è quello di Gracie Gold. Questa scelta fatta da Kanako Murakami, tu come la giudichi? Come la giudico? È un azzardo. Certo, qui chi non risica non rosica, si dice. Lei prova, ci prova, perché se le entrano questi due elementi nella seconda metà, triplo tolup vale 8 punti e passa, insomma. E anche il triplo flip ne vale un bel po'. E quindi porta molto su rispetto anche alle sue concorrenti, rispetto alle avversarie, il suo bagaglio tecnico. Però c'è questo rischio che ovviamente, essendo dopo, non sei più così fresco, non hai la concentrazione così elevata, e in un corto se sbagli un elemento è grave. Certo, una scelta particolarissima anche questa della musica, perché io ricordo sempre che l'abbiamo vista all'inizio così frizzante, invece adesso sta scegliendo musiche molto più impegnate, sì, molto più difficili. Impegnate, no? Più mature, ma che rendono molto bene su questo splendido molleggio che lei ha. Lei ha veramente queste ginocchia morbidissime, fluidissime in tutto il corpo, in tutto quel che fa, e trovo che questo programma le stia molto bene. Qui la puntata è andata alle stelle, la gamba era troppo alta, non è riuscita a coordinarsi per salire giusta.
vedi, guarda come ha puntato dentro, completamente dentro, e la rotazione non è completa assolutamente. Si vede dal piede che gira ancora in terra quando sta toccando terra. La stessa cosa le era successa a Skate Canada, ha fatto un triplo flip, caduto e degradato, quindi a quel punto prende il punteggio di un doppio flip, le resta semplicemente un punto e 98 di base per quell'elemento. Guarda, sì, qualcosa ho sbagliato, però è molto soddisfatta. Questa atleta poi sprizza sempre un'allegria incredibile, una voglia di pattinare bellissima. Vediamo. È un po' ricalcato proprio lo stesso corto che ha fatto di Skate Canada. Sì, è praticamente identico. La combinazione andava bene, ma forse il secondo salto non era completamente ruotato, il flip caduto. Quindi vediamo, in Canada l'element score era 27,70. Che qui non basterebbe per battere la gold. Per un totale di 56,21, vediamo. No, la gold sicuramente no. No, guarda, 29,01, il quarto tecnico, 28,77, un punto di detrazione, 56,78, la portano in quarta posizione, per cui non ha pagato per ora la scelta che ha fatto di mettere i salti nella seconda parte. Se sbagli non paga sicuramente. Comunque vedi, era 56,21 a Skate Canada. 56,78, siamo lì, l'avevi detto. Ha ricalcato assolutamente quanto fatto.